magari non vi interessa uno yacht flying bridge. Magari non vi interessa una navetta. Magari non vi interessa un 64 piedi. Ma credo che questo yacht, ricco di così tante soluzioni intelligenti e originali, meriti la vostra attenzione. È Absolute Navetta 64. Si potrebbe pensare che lo ha progettato un grande studio di design. Sì, quello del cantiere. Con il termine navetta oggi indichiamo una categoria di imbarcazioni con le quali navigare per lungo tempo, in dislocamento e in planata. Non basta però il nome per decretare il successo di una gamma. Absolute ha saputo realizzare modelli che con il loro stile e la loro qualità hanno suscitato l'interesse di armatori di tutto il mondo. Le vetrate disegnano il profilo e il parabrezza inclinato non è solo originale, ma anche funzionale. Resta più pulito in caso di condizioni avverse. Le fiancate sono plasmate per abbellirla, anche se ciò comporta lavorazioni tutt'altro che semplici. Tutti gli yacht Absolute hanno il ponte superiore, il cantiere lo considera un importante elemento e proprio per tale ragione ne amplia le dimensioni il più possibile. Il pagliolo non presenta dislivelli, la zona pranzo e la postazione di pilotaggio sono coperte dall'hardtop che ha anche un'enorme apertura elettrocomandata. La poltrona di comando è in posizione centrale. In plancia hanno trovato posto due display multifunzione Garmin da 22 pollici. Ai suoi lati due divani con gavoni per l'alloggiamento delle zattere di salvataggio. Attorno al tavolo di tech un altro divano, ma si possono aggiungere anche sedie sul lato opposto. Un elemento banale come il mobile bar è stato disegnato con stile ricercato. La cucina è attrezzata con il barbecue, il frigorifero, l'ice maker, la ghiacciaia, il lavello grande e molti vani di stivaggio. A poppa una terrazza sul mare che potete trasformare in tanti modi, aggiungendo eventualmente due lettini prendisole. Il parapetto è realizzato con vetro stratificato e acciaio, sembra invisibile. Tutta l'area sotto l'hardtop può essere chiusa con trasparenti. Le porte laterali sono importanti quando si ormeggia con il fianco in banchina. Verso poppa cancelletti senza telaio, eleganti, si sbloccano comodamente e ci permettono di scendere nella beach area. Come su un mega yacht, qui potete aggiungere due sdraio, il tendalino parasole e i parapetti di acciaio. Ma non è tutto. Lo schienale del divano può essere ribaltato e diventare un letto matrimoniale per formare la quarta cabina con una spettacolare vista sul mare, grazie a una porta a vetri stagna, completa di tende. C'è anche il bagno completamente attrezzato. Questa configurazione è una vera novità. Qui un angolo tecnico interessante, guardate dove hanno inserito il mezzo marinaio e poi la terza stazione di comando dell'imbarcazione con tutti i sistemi di governo e di controllo. Con tre tende riparate tutto il pozzetto, facilmente e velocemente. I passavanti sono esemplari anche per la loro sicurezza e ci portano a prua, dove ci attende un divano, un prendisole e un tavolo ad altezza regolabile elettricamente. Anche questa zona si può ombreggiare con un tendalino steso tra pali di carbonio. Entriamo. All'interno l'atmosfera è coinvolgente. Essenze di olmo, di noce, di rovere, lavorate da mani esperte, mettono la voglia di abitare questo yacht, di soggiornarvi a lungo, accolti in questo grande ambiente. La cucina è a poppa e collega interno ed esterno con la finestra elettrica e con il mobilio accessibile da entrambi i lati. Ma
Materiali ed equipaggiamento tecnico sono di alto livello e di grandi dimensioni, come nel caso del lavello, dei fuochi a induzione, ma c'è anche la lavastoviglie, il microonde, il frigo, il freezer. Un vetro a movimento elettrico divide la cucina e la lounge. Il divano è per 3 persone e 3 sedie permettono di accomodarsi a tavola in 6. Lungo tutto il salone troviamo enormi finestre, dal pavimento al soffitto. L'altezza è di 2 metri e 5 centimetri. Gli Absolute sono così, alti. Se questa non è la vostra configurazione ideale, non preoccupatevi, ne hanno previste altre, così come potete scegliere altri materiali d'arredamento. L'armatoriale è a prua, nettamente separata dalle cabine ospiti, anche in altezza, per una maggiore privacy. Sembra di essere sospesi sull'acqua. Se anche fossi qui a lavorare al computer, mi sentirei in vacanza. Il letto è molto grande. Potete sistemare il vostro guardaroba in 2 armadi con ante a specchio e i mobili contenitori lungo i fianchi. Il decor è una ricercata combinazione di varie essenze e pelle. Il bagno è largo quanto lo scafo e ha 2 finestre con oblò. Il top può essere di Corian o di marmo, come in questo caso. Ci sono tutti i servizi e una grande doccia. Dal disimpegno si accede alle cabine ospiti e al terzo bagno. La cabina VIP sembra una armatoriale. Il letto, anche in questo caso, è king size e le finiture, i materiali, sono gli stessi della master room. C'è una grande finestra con oblò, una cabina armadio, tanti stipetti e il vanity, che può svolgere anche la funzione di scrivania. Il bagno ha la porta scorrevole a doppia anta sincronizzata ed è diviso in 3 zone. La terza cabina ha 2 letti e non rinuncia né alle dimensioni, né all'altezza, né alla luminosità e nemmeno allo spazio per il guardaroba. Il bagno è accessibile anche direttamente ed ha spazi molto comodi. Un apposito locale è dedicato ai servizi di pulizia a bordo. Da una porta vetri sul fianco si accede alla cabina equipaggio. Può avere 2 cuccette sovrapposte, è completa di bagno e vani storage. La postazione di comando di questa navetta 64 è rialzata rispetto al salone e questo porta benefici in termini di ottimizzazione degli spazi, ma anche al comandante, che si trova in una condizione privilegiata, è verso prua e alto sul mare. Il controllo è perfetto e di più, qui davanti abbiamo 2 grandi display da 22 pollici, sono della Garmin. La bussola è lassù, in linea con la poltrona del comandante. Ho 2 bocchette di aria condizionata e ai lati 2 finestrini, anche qui, anche sulla porta di sfuggita verso il passavanti. Insomma, mi sento veramente comodo e allora andiamo a navigare. È motorizzata con 2 motori diesel da 1000 cavalli con propulsioni IPS. Usiamo il Trim Assist. È il controllo automatico degli interceptor che ci aiuterà a planare con la condizione di assetto migliore senza impegnarci in una regolazione manuale. Siamo a 9 nodi, velocità di dislocamento, perfetta per un trasferimento con una navetta. Il consumo è di 5,4 litri per ogni miglio di navigazione. I motori sono ad appena 1100 giri minuto. La curva dei consumi e della velocità ha un andamento lineare, cioè all'aumentare dell'andatura crescono anche i consumi in maniera proporzionale. Siamo a 17 nodi e mezzo, 18 nodi e il consumo è di 12 litri per miglio. Praticamente abbiamo raddoppiato la velocità e raddoppiato circa i consumi. Se escludo la regolazione automatica dell'assetto e provvedo manualmente
a regolare la posizione degli interceptor, mi accorgo che cambia effettivamente in modo notevole la posizione della prua sull'acqua, cioè cambia veramente l'angolo di incidenza. Ma quello che non cambia sono i consumi e la velocità. Quindi potremmo dire che l'assetto può essere variato in funzione delle condizioni del mare che trovate, mare in prua, mare in poppa, onde più o meno alte, più o meno lunghe. Ma tutto questo non incide sulla vostra autonomia, cioè sul carburante che consumate e su quanta distanza potete percorrere. Alla velocità di crociera di 25 nodi il consumo è cresciuto poco, 13 litri per miglio. Questa è un'alta andatura di crociera, siamo vicini alla massima velocità di questa imbarcazione. Giù la manetta! ventisette nodi, ecco la massima prestazione della Absolute Navetta 64. Motori a 2450 giri minuto, consumo è rimasto 13 litri per miglio. La risposta al timone è prontissima. La virata è più stretta di quella che ci si può attendere da un'imbarcazione di questa dimensione e infatti l'angolo di sbandata è piuttosto evidente. Ma ciò che dà soddisfazione, perlomeno al pilota, è la delicatezza con cui si manovra questo timone e la reazione dello scafo al comando è perfetta. Certo, la giornata oggi favorisce qualsiasi navigazione, ma stare qui, alti sull'acqua e poi così vicini alla prua, rende davvero favoloso il controllo di questo Absolute. Appena sono salita a bordo, quando ho cominciato a esplorarla, a osservarla all'esterno, poi negli interni, ho sognato di essere l'armatore di questa barca, o almeno uno degli ospiti di questa barca. Ma adesso, dopo averla provata, il mio sogno è quello di essere al comando di questo yacht.